coinvolgere le scuole all'interno di un progetto del GAL, all'interno di uno dei luoghi più importanti della cultura della città di San Severo del Mat. Questa mattina è il Gran Premio del Tratturo. Il GAL insomma, è un ente di promozione del territorio e collaborate su tanti progetti. Sì, diciamo che oggi è l'insegna del divertimento, però insieme al divertimento uniamo l'attività didattica, che non è una cosa da poco. Abbiamo organizzato queste due squadre, che sono due scuole di San Severo, che si stanno sfidando proprio adesso nella sala B. Sono tre sfide, chi vincerà queste tre sfide vincerà la giornata. Durante queste sfide appunto ci sono degli scopi didattici, come ho appena detto, che riguardano sia il contenitore archeologico ma anche ciò che offre San Severo, che è appunto la valorizzazione del nostro territorio. Quindi partire dalla scuola primaria significa educarli già da subito. Certo, è un'educazione che facciamo non solo a livello didattico, ma anche quest'anno è basato appunto sull'alimentazione, e i giochi hanno tutta la base, il massimo comune denominatore appunto è l'alimentazione, quindi come fa di Cicatelli, che è comunque padre del patrimonio di San Severo. Non a caso abbiamo scelto appunto la tematica dell'alimentazione, perché oggi cade proprio a pennello, perché è la giornata mondiale dell'alimentazione. E quindi tutto questo fa parte dell'attività del Gran Premio del Tratturo. Come appena detto, non abbiamo fatto solo i Cicatelli stamattina, ma abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione su alcune tematiche che ormai si stanno perdendo a San Severo, che è appunto la valorizzazione del cibo sanseverese.